Boom, Pietro Mattai qui e bentornati sì ad un altro mio video. Ho installato Alplan 2023 e c'è una cosa che vi devo far vedere assolutamente, è una bomba, proprio una cosa. Se non l'hai fatto ti lascio qui sopra il link del mio canale YouTube dove trovi tutti i video che io faccio, un video che veramente apriamo Alplan 2023 e Scalypso. Prima di tutto è bellissimo che ci sia il palazzo di Milano di Zanardi che è fatto in Alplan e io non lo sapevo, cioè mi tocca andare a Milano a vedere sta roba, insomma. L'interfaccia è più o meno la stessa, quando mi sposto su un comando, prima cosa bella, c'è una palette che esce e ti fa vedere come si utilizza quel comando. No, è carino, molto carino. Ma andiamo avanti, faccio vedere soltanto il punto su Scalypso. Cos'è Scalypso? È un softwareino aggiuntivo, che è questo, e cosa fa? In pratica crea un'immagine della nuvola all'interno di Alplan. Che cosa vuol dire proxy? In linguaggio informatico proxy vuol dire intermediario, ovvero è utilizzato soprattutto nel mondo dei server e è un server che crea un'immagine, diciamo, del nostro oggetto all'interno. Quindi non appesantisce, e sta lì la forza, non appesantisce Alplan perché è sostanzialmente un'immagine, ma è un'immagine più perché ha tutti gli snap al suo interno. Cioè io non ci credevo, ve lo faccio vedere. Con il mio softwareino Scalypso vado a importare una nuvola di punti densa di un condominio. Mi chiederà di skippare eccetera eccetera, vabbè, ti do ok. Poi li vediamo tutti nel dettaglio. Ed ecco qua la nostra nuvola. Possiamo mettere anche un colore di sfondo differente per vederla meglio. È un super mega condominio fatto da due corpi, ma ci importa poco. Se io tengo da una parte Alplan e dall'altra Scalypso e vado a prendere il comando export point cloud, che già te fa venire in brivido, no? Lo clicco, seleziono la frazione point cloud che voglio andare a esportare, faccio doppio clic per chiuderla, chiede in quanti step, ovvero quanti step di semplificazione dei punti deve fare. Ora io gliene do soltanto uno perché voglio vederla tutta e gli dico di esportarla nella CAD application che ci ho collegato quassù, Alplan 2023 export, e guarda che cosa succede di qua. Si va piano piano a creare la nostra immagine proxy. Verranno create vari file all'interno di Alplan che però non vanno a appesantire il progetto, e se mi rimetto nella posizione dall'alto vediamo che ha mantenuto anche l'orientamento. Ora, questo vabbè, sono delle immagini, dice no, sono degli oggetti proxy, quindi se io mi sposto in vista tridimensionale premendo F4, ecco che questa è la cosa più bella, guarda la fluidità, apriamolo tutto, guarda la fluidità di questa cosa. E è una point cloud con tutti i punti, perché ho dato soltanto uno step di semplificazione che avevo di là. Ora, il mio computer è letteralmente una bomba, è fortissimo, ma in realtà questa immagine potrebbe essere letta anche da lui, da chiunque, sta lì la potenza. Perché? Perché non va a appesantire Alplan, è soltanto un'immagine fantasma che viene letta di base. Ma che cosa ci posso fare con questa immagine fantasma? Posso andare a toccare dei punti. Vedete che cosa ho fatto? Ho fatto un oggetto che chiaramente ho preso dei punti davanti, dietro, non è corretto, ma un oggetto esattamente sulla nuvola. Che cosa vuol dire questo? Che se mi sposto in piante, prendo un comando un attimo più complesso, ma un attimo, come ad esempio un solaio, e gli vado a dare una quota di più o meno quella che è la mia quota di progetto, posso andare a ricalcare il solaio interpiano, ad esempio, mettendo l'altezza corretta. Ciò che avrò alla fine dei fuochi sarà la mia nuvola col mio solaio interpiano disegnato alla perfezione. Cioè, non ti pare una cosa straordinaria? Io voglio continuare a esplorarlo tutto sto mondo, quindi iscriviti al canale YouTube. Da Pietro Massai, ci vediamo alla prossima. Ciao!